Andiamo alle foto, perché ne hai portate diverse, sono incredibili veramente, come si può colorare la natura a volte, grazie ai venti sostanzialmente, al trasporto, no? A grandi distanze. Esattamente, perché se in queste ore c'è un'imponente risalita di polveri sahariane proprio verso la Francia, ma fino all'Europa settentrionale, ma anche verso il nord Italia, insieme appunto a questa depressione, è un episodio che era già capitato una quindicina di giorni fa. Queste foto sono relative in particolare al 6 di febbraio, le prime due sono di Rosa Barrel, ci portano in Valle d'Aosta, nella zona di Saint-Barthélemy, e guardate i cieli polverosi che avevano letteralmente colorato, sono foto che rendono fedelmente conto dei colori che si vedevano a occhio nudo, non ci sono film o altri tipi di viraggi seppia come, sì, potrebbe sembrare. C'erano state anche delle precipitazioni sull'arco alpino, e qui con le foto di Stefano Martin della fotografica Sestriere ci porta appunto sulle Alpi torinesi a vedere la neve colorata che aveva ammantato appunto ampie porzioni non solo delle nostre Alpi ma anche del versante estero. Qui andiamo, sì, con le foto di Christophe Suarez sul monte Salève, siamo sul balcone di Ginevra, anche se in territorio francese è un monte chiamato il balcone di Ginevra, sulle Prealpi dell'Alta Savoia. Guardate che foto veramente suggestive, perché sembrano veramente quelle anticate, appunto, tempo, esatto. Quando invece sono i colori fedeli che si potevano ammirare anche appunto sul versante estero delle Alpi. E con le seguenti immagini sono delle webcam invece sui Pirenei centrali. Guardate questa che è nei Pirenei catalani, non lontana dal Parco Nazionale di Aigües Tortes, ma ancora più suggestiva la successiva webcam sui Pirenei aragonesi. Qui siamo ai piedi del versante meridionale del massiccio della Maladeta, dei Monti Malditos. Guardate questa neve rosa che aveva ammantato tutto il versante. Ci spostiamo sul versante francese, nella zona del Pic du Midi, analogo scenario, e poi le ultime due webcam ci portano sempre 15 giorni fa sugli impianti sciistici del Principato di Andorra. In quest'ultima immagine, se con l'immaginazione togliete quella seggiovia, sembrano veramente le dune del deserto. Pensa che i colleghi geologi dell'INGV hanno analizzato alcune delle polveri che sono state appunto raccolte sulle Alpi occidentali in quell'episodio e hanno trovato al microscopio resti fossili di alghe che vengono dall'antico lago del Chad, quindi siamo nelle propaggini meridionali del Sahara, laddove l'azione millenaria di erosione operata dal vento del deserto sulle rocce appunto di origine sedimentaria appunto tradisce ancora con questi contenuti fossili, resti fossili di alghe, di microalghe, appunto l'origine sedimentaria delle rocce stesse, e che gran parte delle polveri del Sahara di quella zona sono appunto di questo tipo, sono state agganciate dalle violente tempeste di sabbia che ci sono state appunto una ventina di giorni fa in quella zona, portate in quota, agganciate dalle correnti che hanno valicato il Mediterraneo, arrivate addirittura appunto fin sui Pirenei e sulle Alpi. Pensate appunto alla storia millenaria che hanno questi cieli polverosi e queste nevi colorate sull'Europa. E finisco dicendo anche il ruolo ecologico che hanno questi fenomeni, se pensiamo che quelle spicole derivanti da alghe nel Chad, alghe fossili ovviamente del Chad, arrivano poi ad arricchire quello che è il suono, i minerali dei nostri pascoli alpini, per dire. Quindi è veramente incredibile quello che può fare l'ecologia globale, no? Siamo tutti uniti, lo diciamo sempre, siamo tutti connessi dal punto di vista ecologico. Questa è una delle prove per cui il mondo non è inscatolato dagli stati, dalle nazioni, ma è un movimento continuo di sostanze e anche chiaramente di vita.